Allora, ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Allora, oggi ti faccio vedere un po' della mia bellezza naturale qui. Queste sono tutte piante lì. Erano dei semi che volevo buttare via, invece l'ho buttato in questo vaso. E guarda che bellezza. Si è riempito, ora lo lascio perché stanno fiorendo, vedi? Stanno fiorendo. Anche per vedere che peperoncini sono, perché quando vado a giro prendo sempre qualche peperoncino in qua e là, ma poi quando sono secchi non li riconosce. Allora, vediamo, mi sembrano piccoli, perché vedi che fiorellini che hanno. Invece qui ci sono questi, sono fini e lunghi, lunghi sui 3 centimetri, sì, 3 centimetri, 3 centimetri, che ne fa tanti questi. Ho messo qui, c'è anche la bietola che gli fa compagnia. E poi in questi qui c'è questa pomodorina a grappolo gialli. Sono dolci ma sono buoni, a tanti non piacciono. Però io quando sono maturi faccio un bel piatto di pasta e poi ti faccio vedere la ricetta. Allora, per gli appassionati c'è lei. Che bella foglia che ha, una bella taria di fico che va delle belle radici, cresce bene. Questa l'ho fatta a metà marzo, ho tagliato uno stecco e l'ho messa, solo che poi c'è stato brutto tempo, c'è stato brutto tempo e me l'ha un po' rovinata. Ora la devo un po' lavare. Questa fogliolina nuova ha cominciato a riprendersi, che è meravigliosa. Sta facendo un altro ributtino, lasciamola qui perché non deve stare al sole, deve stare all'ombra, no, non cresce. Poi si va avanti, qui c'ho i pepper lunghi, ma lunghi. Sono altissimi, stanno cominciando a fiorire ora. I peperoncini che faccio per, come si dice, qui c'è un'assa, guarda dove va, qua sono alti quasi un metro, però lassù in cima stanno facendo tutti i fiori, sono tutti i fiori. E poi c'è questa qui che è una bella pianta, questa ci preparo delle belle ricette, Nagamore Salmon, Nagamore Salmon, che è piccantino, è piccantino, guarda, non ce n'è. Questa è qui, avendo più aria, ha portato un po' di più. Ora passano anche gli altri, guarda, sono squisitissimi. Ora questi fra qualche settimana, vedi, cominciano a cambiare colore, da qualche settimana si vede tutte belle colorate, e li lascio sulla pianta. Poi quando sono pronti li levo e li metto a seccare, e poi preparo le ricettine piccanti. Poi qui c'è altri peperoncini. Poi c'è il ciupetino, che purtroppo è stata un po' sacrificata la pianta. Ora spero che si riprenda, spero che si riprenda. Ce n'è tanti, tra un po' comincerà a maturare. Purtroppo quando la pianta è sacrificata, ora speriamo che si riprenda, via. Poi c'è questa qui, un'altra piccante, che cos'era questa? E quando non li segno non lo so, capito? Thai Dragon, Thai Dragon, questo è un Thai Dragon. Poi c'è
questa che alza, ma davanti alza questa, infatti quelli prima sono un po' di più. Non guardare la foglia, non è quella che sto pensando, è una pianta che fa un fiore bellissimo, speriamo che lo faccia il fiore questa qui, perché la vedo piccola. E poi c'è lui che sta crescendo, il vento me l'ha buttata, me l'ha rotta, ora è ripresa da un'altra parte, ma è bella, eh. Vediamo se cresce, ho i dubbi, eh. Sono tanta roba. Questi sono limoni, ora stanno crescendo, poi c'è un altro lì, poi vanno annestati questi, sono semi. Qui c'è un altro dragon, e poi qui spostati, qui c'ho delle piantine, dei peperoncini, questo peperoncino selvatico. Sono piccoli, ma cresceranno. Poi un'altra là dentro. E c'è tutta una serie di peperoncini qua. Aspetta che prima che me ne vado voglio coprire, perché ecco qui, la copriamo perché il cane va lì e me la rompe, capito? Chi è tremendo, eh. Qui ce n'è un altro, vedi, già allungo perché vanno all'aria, hanno messo troppe, hanno messo troppe, guarda, hanno messo troppo, mi piacciono, c'è tutta una marea di piante, guarda questa l'ho tagliata, aveva in base tutta la pianta, non si vede più nulla, non si vede più nulla, vedi quante fiori hanno, però queste qui all'aria, però queste qui quando sono rosse, te le faccio vedere, sono una meraviglia, no? Sono buonissime. Se non hanno aria non fanno nulla, ma piano piano si riprendono. Allora io ti ho fatto vedere un po' le mie piante, se anche te sei un appassionato di peperoncino, segnati al canale e segui, magari si può scambiare dei semi, eh? Si può scambiare dei semi, mi contatti su Facebook e si può scambiare dei semi. Io mi piace la roba piccante, faccio un primo piano di questa pianta che l'ho salvata a qualcuno mentre passavo nella strada, guarda, mi era rotto il vento e io l'ho salvato, l'ho messa qui a vedere se si riprende. Oh ragazzi, io che vi devo dire, vi saluto, pollice in su, seguitemi sui canali, iscrivetevi, se avete commenti da fare non c'è problema, vi rispondo sempre se volete sapere qualcosa. L'altra apicoltura vista sta crescendo. Questi peperoncini ora li lascio, poi quando sono tutti rossi, te li faccio vedere quando sono tutti rossi. Non li levo perché non ho posto. È già tutto pieno. È già tutto pieno il terrazzo. È tutto pieno il terrazzo, non c'è più posto, allora non posso fare nulla. Ok? Vai. Ci vediamo al prossimo video. Ci sentiamo al prossimo video, non ci vediamo perché se guardi lo schermo, come faccio a vederti? Ti saluto con un bel primo piano di questo Naga Salmon. E se sei appassionato di piccante, iscriviti al canale, così facciamo lo scambio del peperoncino. Pollici in su e metti mi piace a questo video. Ciao dal canale Rocco Toscano.